Vorrei, in questa breve introduzione al pensiero di Charles Sanders Peirce, cercare di leggere e commentare rapidamente un estratto dal testo Come rendere chiare le nostre idee, dell'autore nominato, che fu pubblicato per la prima volta nel 1878 e che abbiamo qui nella versione italiana proposto proprio. Nella versione curata da Dario Antiseri e che fu pubblicata in Italia nel 1970. Peirce è un pensatore che è a cavallo tra matematica e filosofia, ha una formazione prettamente logico-matematica e si presta poi in un successivo momento alla filosofia, come del resto altri pensatori del primo Novecento e fine Ottocento, tra cui Husserl, il fondatore, padre della fenomenologia, e entro cui possiamo ritrovare altri pensatori di matrice più analitica, in contrapposizione a quella continentale husserliana, come ad esempio Russell, che si occupa di tematiche legate alla filosofia della scienza, alla filosofia del linguaggio, all'insiemistica, alla logica e anche all'attivismo politico e quindi alla filosofia politica in senso ampio. Ora, questo pensatore è ritenuto il padre del pragmatismo, il fondatore di questa corrente, che poi troverà un'ampia affermazione nella società americana dell'epoca, soprattutto a partire da anche pensatori come William James e Dewey. Ora, se il padre del pragmatismo è Peirce, ci sono poi anche delle dispute che mettono in luce le differenze di questi autori, esponenti del pragmatismo, e che possono essere già rintracciate all'interno delle lettere che queste persone si scrivevano tra di loro. Abbiamo appunto un carteggio tra Peirce e James proprio sull'origine del termine pragmatismo e sul significato che i due autori vi attribuiscono con delle differenze sostanziali, in una versione più psicologistica nel caso di William James, che non a caso aveva una formazione psicologica alle spalle rispetto a quella così rigorosa, matematica e filosofica di Peirce. Ora, in questo saggio, Come rendere chiare le nostre idee, si ha una riflessione sulla distinzione tra concetti chiari e concetti oscuri, e tra concetti distinti e concetti confusi. Questa distinzione ha le sue origini teoriche e storiche nel pensiero di Descartes, di Cartesio, il quale proprio parlava di idee chiare e distinte, contrapponendole a quelle oscure e confuse, idee quindi logiche rigorose. E secondo Peirce, che riprende questa distinzione, la logica deve insegnare a rendere chiare le nostre idee, a chiarificarcele. La logica è un insegnamento estremamente importante e che viene disprezzato soltanto dagli spiriti che ne hanno bisogno, cioè coloro che più ne avrebbero bisogno disprezzano in realtà la logica come disciplina utile alla chiarificazione del pensiero. Ovviamente questa tendenza a rendere chiare le idee non significa che un'idea chiara è conseguentemente vera. Noi possiamo avere, ad esempio, una formulazione chiara di un'idea falsa, di una rappresentazione falsa, come del sogno. No? Noi possiamo chiarirci che cos'è il sogno, come si verifica un certo sogno, quali sono gli eventi che accadono in esso, eppure tuttavia essere perfettamente consapevoli del fatto che quel sogno non ha alcun contenuto veritativo. E quindi, per questo, no, conclude Peirce, come far nascere quelle idee vitali e feconde che si moltiplicano in migliaia di forme e si diffondono ovunque, così scrive, facendo avanzare la civiltà e creando la dignità nell'uomo, è un'arte non ancora ridotta a regola, ma del cui segreto la storia della scienza fornisce qualche indizio. Cioè,
Naturalmente, tutto quello che dipende dall'uomo e in particolare dall'arte scientifica non è qualcosa che ci restituisce necessariamente una forma di verità, ma è la fecondità e la vitalità di un pensiero ad essere centrale nell'avanzamento della civiltà e della dignità umana. Quindi non sappiamo ancora qual è il meccanismo scientifico, possiamo dire, che soggiace a questa produzione delle idee. Idee che si sviluppano, che hanno una vita come un organismo quasi, no? Noi non possiamo sapere quale regola, quale norma matematica, logica soggiace ad esse, ma possiamo vedere questo divenire, questo emergere di nuove idee all'interno della storia della scienza, che ci può illuminare su questo processo umano. E quindi cercare in questa storia della scienza di attuare un tentativo anche di comprensione chiarificante delle idee. E passiamo dunque alla lettura di questo testo, che è tratto appunto da Come rendere chiare le nostre idee e che tratta di quella tematica che abbiamo appena illustrato. Chiunque abbia esaminato un moderno trattato di logica di tipo comune ricorderà senza dubbio le due distinzioni fra concetti chiari ed oscuri e tra concetti distinti e confusi. Qui abbiamo già fatto riferimento alla matrice cartesiana, no, del discorso sul metodo. Nel quarto libro di questa introduzione, no? Di quella che era stata pensata come una introduzione alla metodologia che poi Descartes adotta nelle sue opere scientifiche. Tali distinzioni, continua Peirce, giacciono ormai nei libri da quasi 2 secoli, senza miglioramenti né modifiche, e vengono generalmente considerate dai logici tra le gemme della loro dottrina. Un'idea chiara è definita come un'idea che viene appresa in maniera tale da venire riconosciuta dovunque si riscontri e tale che nessun'altra scambia con essa. Se manca di questa chiarezza, si dice oscura, cioè generalmente no, si ritiene che un'idea chiara è una idea, ci dice Peirce, che è tale che chiunque la riconosca la sappia identificare. Si può dire un'idea chiara quando chiunque si imbatta in essa la identifichi chiaramente, no? Sembra quasi una forma tautologia, una forma tautologica, una tautologia. Quindi, cioè, dire che qualcosa è chiaro in quanto ci si chiarifica e non viene scambiato per altro può sembrare una forma tautologica e vediamo come prosegue Peirce. Questo è un esempio di terminologia filosofica abbastanza accurata. Tuttavia, dato che era chiarezza che essi stavano definendo, avrei desiderato che i logici avessero reso la loro definizione un po' più chiara. Non fallire mai nel riconoscere un'idea e mai in nessuna circostanza confonderla con un'altra, quantunque clandestina sia la forma in cui essa si presenti, implicherebbe in effetti una prodigiosa forza e chiarezza d'intelletto, quale di rado si scorgono su questa terra. D'altro canto, aver semplicemente una conoscenza di un'idea, conoscenza tale da essere familiari con essa e tale da aver perduto ogni esitazione nel riconoscerla nei casi ordinari, pare non meritare il nome di chiarezza di apprendimento, poiché, dopo tutto, ciò consiste in una sensazione soggettiva d'abilità che potrebbe essere completamente sbagliata. Abbiamo visto, quindi, Peirce ci sta riferendo che avere la sensazione che qualcosa ci sia perfettamente chiaro, che abbiamo familiarità con una certa idea, che la riconosciamo senza alcuna esitazione, potrebbe in realtà non essere sintomo di una chiarezza d'apprendimento, come la chiama, in inglese apprehension, ma una mera sensazione, mero feeling, sempre nell'inglese, che costituisce la sua lingua madre, essendo nato appunto nel Massachusetts, a Cambridge. Ora,
Quindi, continua, comunque, io penso che quando i logici parlano di chiarezza, essi non intendano null'altro che tale familiarità con un'idea. Dal momento che considerano questa qualità, se non una cosa di poco merito, la quale deve venire integrata da un'altra che essi chiamano distinzione. Ecco qui adesso vediamo cosa si intende per idea distinta. Però, appunto, secondo Peirce, quando si parla di chiarezza si intende questa familiarità con un'idea, che però non è indice necessario, no, di una chiarezza di apprendimento, ma di una sensazione. Inoltre vi è l'elemento della distinzione che viene definito poco dopo. Un'idea distinta è definita come un'idea che non contiene niente che non sia chiaro. Questo è linguaggio tecnico, dice. Per contenuto di un'idea, i logici intendono ciò che è contenuto nella sua definizione. Talché un'idea è appresa distintamente, a loro avviso, quando ci è possibile dare una precisa distinzione di essa in termini astratti. E qui i logici di professione lasciano l'argomento. Ed io, da parte mia, non darei seccatura al lettore con quanto tali logici hanno da dire, se tutto ciò non costituisse uno sconcertante esempio di come essi abbiano sonnecchiato durante secoli di attività intellettuale, trascurando con indolenza il macchinario del pensiero moderno e non sognandosi mai di applicare i suoi insegnamenti al miglioramento della logica. È facile dimostrare che la dottrina, secondo cui l'uso familiare e la distinzione astratta conducono ad un perfetto apprendimento, ha il suo vero posto unicamente in filosofie ormai morte da un bel po' di tempo, ed è ormai, pertanto, di formulare, ed è tempo ormai, pertanto, di formulare il metodo adatto a raggiungere una più perfetta chiarezza di pensiero, quale noi vediamo ed ammiriamo in pensatori dei nostri giorni. Cioè, qui ci dice che, in ultima analisi, quando noi indichiamo un'idea come distinta, lo facciamo in termini puramente astratti, in termini che sono da intendere da un punto di vista puramente tecnico e definitorio, e che non ci fanno capire realmente cosa significhi un'idea distinta, no? Un'idea distinta è appunto un'idea che non contiene niente che non sia chiaro, in qualche modo. Quindi è distinta un'idea che ha come contenuto nella sua definizione una forma di chiarezza. Quindi, quando noi possiamo dare precisamente una definizione chiara di qualcosa, ecco che abbiamo un contenuto che è chiaro. E quindi ecco un'idea distinta. Un'idea distinta è un'idea la cui definizione ha un contenuto che ci è chiaro. Ecco, tutto questo è da superare perché si rifà a concezioni filosofiche arcaiche, secondo Peirce, e deve essere riconsiderato sotto una nuova luce per cogliere effettivamente cosa si intende per chiarezza, come è una idea chiara e distinta, cosa significa chiarificazione del pensiero, come appunto recita il titolo di questo saggio che stiamo qui leggendo in alcuni suoi momenti essenziali. Quindi rimprovera fondamentalmente i logici, e rimprovera i logici di non aver definito chiaramente il concetto di chiarezza e allo stesso modo di non aver definito chiaramente il concetto di distinzione, perché è un concetto che rimanda alla chiarezza stessa. Bisogna quindi in qualche modo cercare di dare una definizione logica del concetto di chiarezza, cioè trovare quelle condizioni logiche che possono permettere a ciascuno di manipolare i segni e di fissare un criterio di individuazione di situazioni che rendono significanti i segni, cioè andare a vedere dove i segni acquisiscono un significato e vedere quali sono le condizioni che rendono possibile tutto ciò, che rendono possibile una individuazione chiarificante e significante di un segno specifico.
Vedremo adesso come ciò possa essere concepito anche procedendo con la lettura. L'insegnamento primissimo che dobbiamo pretendere che la logica ci impartisca è che rendere chiare le nostre idee è come rendere chiare le nostre idee, e qui arriviamo all'essenziale, ed è un insegnamento molto importante, disprezzato unicamente dagli spiriti che ne hanno bisogno. Sapere ciò che pensiamo, essere padroni del nostro intendere, creerà un solido fondamento per un grande pensare e poderoso. Ciò viene con più facilità imparato da coloro le cui idee sono scarse e ristrette. Essi sono molto più felici di quanti sono impelagati senza speranze in un abbondante fango di concezioni. Una nazione, è vero, può nel corso di generazioni superare lo svantaggio di un'eccessiva ricchezza di linguaggio e della sua naturale conseguenza una vasta insondabile profondità di idee. Può darsi che la vediamo nella sua storia mentre lentamente perfeziona le sue forme letterarie, si toglie di dosso gradualmente la sua metafisica, e grazie ad una instancabile pazienza, che è anche spesso una compensazione, perviene ad un grado eccellente in ogni branca della conoscenza intellettuale. Non abbiamo ancora voltato la pagina di storia che ci dirà se un tal popolo a lungo raggio pervarrà o meno su un altro popolo, le cui idee, come le parole del suo linguaggio, sono poche, ma che possiedono una meravigliosa padronanza di quelle che ha. Quindi, fondamentalmente, qui ci viene detto che in un primo momento le idee sono chiare nella misura in cui noi sappiamo come pensiamo. Cioè, chiarire le nostre idee significa capire e chiarirci i meccanismi del nostro pensiero stesso. Ed è quindi la logica che ci insegna questo meccanismo del pensiero. La logica deve essere uno studio del pensiero, uno studio rigoroso del pensiero, una sorta di fisiologia del nostro linguaggio attraverso cui pensiamo. Quindi ecco anche qui uno studio al linguaggio. No? Poi adesso sappiamo anche che si occupa di tematiche semiologiche, no? Ecco la teoria del segno, oltre che fondatore del pragmatismo e anche fondatore della semiotica, di questa relazione che consiste nel interpretare i segni, nel domandarsi che cosa un segno è. Un segno è qualcosa che sta per qualcos'altro, per qualcuno, dirà lo stesso Peirce. E quindi ecco che il segno acquisisce un significato anche nella chiarificazione logica del pensiero, chiarificazione logica che accomuna questo pensatore anche ad altri autori a lui poco successivi e che probabilmente non conoscevano nemmeno il pensiero di Peirce. E stiamo parlando di Wittgenstein, che nel 1914 al fronte inizierà a scrivere l'opera capitale del XX secolo, cioè il Tractatus Logico-Philosophicus, dove appunto si vedrà e si concepirà la filosofia come mirante a chiarificare i nostri pensieri che abbiamo sul mondo, a purificare il pensiero. Ecco, la filosofia e la logica di cui essa si serve, e che quindi è strumento e non fine, sono elementi fondamentali per comprendere meglio il nostro pensiero, attraverso anche una comprensione razionale del nostro linguaggio, del modo in cui noi ci esprimiamo, cioè appunto dei segni. E finita questa breve digressione, continua così il testo che stiamo leggendo. Se consideriamo comunque un individuo, è scontato che poche idee chiare valgono più di molte confuse. Questo riassume un po' tutto quello che abbiamo detto, no? Bisogna avere delle idee chiare, anche poche, essenziali, non avere una grande conoscenza intellettuale, una grande conoscenza di vocabolario ampio e di teorie, di dottrine, ma anche poche idee a patto che siano chiare. Questo è quello che abbiamo anche letto nella seconda parte di ciò che stavamo commentando poc'anzi, e continua. Sarà difficile convincere un giovane a sacrificare la maggior parte dei suoi pensieri per salvare il resto.
e la testa confusionaria è la meno adatta a vedere la necessità di un tale sacrificio. Possiamo soltanto compatire quest'ultimo, come si compatisce una persona colpita da un difetto congenito. Il tempo lo aiuterà, ma la maturità intellettuale riguarda la chiarezza. Riguardo la chiarezza giunge piuttosto tardi, e questa è una disgraziata disposizione della natura, poiché la chiarezza serve di meno ad un uomo già avanzato nella vita, i cui errori hanno avuto ormai in gran parte i loro effetti, di quanta servirebbe ad uno che ha dinanzi a sé ancora molta strada da percorrere. È terribile vedere come una singola idea non chiara, una sola formula senza significato, allo stato clandestino nella mente di un giovane agisca talvolta come un'ostruzione di materia inerte in un'arteria, impedendo così il nutrimento del cervello e condannando la sua vittima a languire nella pienezza del suo vigore intellettuale e nel bel mezzo dell'abbondanza intellettuale. Molti uomini hanno caldamente coltivato per anni qualche vaga ombra di una idea, troppo priva di significato per essere veramente falsa. Purtuttavia, essi l'hanno appassionatamente amata, ne hanno fatta la loro compagna di giorno e di notte e le hanno dedicato le loro energie e la loro vita, tralasciando per essa ogni altra occupazione. E in breve sono vissuti di essa e con essa, finché essa è diventata, per così dire, carne della loro carne ed osso delle loro ossa. E poi, un luminoso mattino, si sono risvegliati per trovarla scomparsa, svanita come la bella melusina della favola, e con essa l'essenza della loro vita. Ho conosciuto io stesso uno di tali uomini. E chi può mai dire di quanti metafisici, quadratori del circolo, di astrologi o che so io, può venire raccontata la storia nella vecchia leggenda tedesca? Beh, la leggenda è quella di Melusina, la bella Melusina, che racconta di come Melusina fosse una fata e di come Raimondino, il re dei Bretoni, la sposò, avendo giurato di non spiarla quando essa avesse compiuto delle arti magiche. Ma Melusina, che si trasformava in serpente, fu spiata da Raimondino e questi, non avendo tenuto fede al giuramento prestato, venne abbandonato dalla bella Melusina. Qui abbiamo anche una ricorrenza con altre narrazioni che possiamo ritrovare nella tradizione mediterranea, per esempio in Amore Psiche, qualcosa di analogo, benché differente. E quindi questa leggenda la possiamo ritrovare nella Germania, ma la possiamo trovare anche nella Francia. E Peirce probabilmente l'ha appresa da Goethe, che ne parla appunto proprio nel secolo 700. E tuttavia, appunto, è chiaro come molti fanno la fine, no? Che è narrata in questa vecchia leggenda tedesca, cioè di svanire a un certo punto, di non essere più presenti. Molti si aggrappano a poche idee e si aggrappano a queste idee che diventano poi parte incarnata della propria vita finché poi esse non spariscono rapidamente perché non ci sono chiare, perché non sono parte di una comprensione chiara. Allora, bisogna avere anche poche idee, ma chiare. Questo è il senso. Quindi dobbiamo esercitare il pensiero e praticare una forma di ascesi, potremmo dire, del pensiero, andando adesso oltre anche quanto Peirce ci dice. L'invito è quello a rendere chiari i nostri pensieri e non ad avere un'abbondanza di pensieri, ma renderli produttivi, chiari, affinché possano veramente essere principi guida, saldi, stabili della nostra vita e non scompaiano poi all'improvviso perché scopriamo che non ci erano chiari, non poggiavano su solide basi. Allora, purificare il pensiero, una sorta di catarsi del pensiero, un'ascesi del pensiero, è l'appello della nostra esistenza. Di una esistenza consapevole, di una esistenza che ha un fine preciso di comprensione del pensiero.
Peirce, questa chiarificazione, questa forma di ascesi, cioè di esercizio spirituale del pensiero, non è da identificare, come abbiamo visto, in una chiarezza della definizione nella sua astrattezza, ma bisogna cogliere il contenuto semantico di ogni concetto dentro il processo di verificabilità empirica e nelle sue applicazioni pratiche, cioè il contenuto semantico di ogni nostra concettualizzazione ci è chiaro nel momento in cui lo possiamo verificare empiricamente nelle infinite prassi. L'unica funzione del pensiero, quindi, è, adesso senza più leggere il testo, ma cercando di comprendere il senso di questo saggio a partire da quanto abbiamo letto, il senso del pensiero, la sua funzione, è quella di stabilire una convinzione per rendere possibile un'azione affidabile, un'azione che possa avere una base sicura. Quindi ecco come pensiero e vita si intrecciano. Applicando quindi questa teoria sperimentale del significato, laddove il concetto è correlato ai suoi effetti pratici, risulta che qualcosa è reale non tanto in quanto esista al di là del pensiero, come noi generalmente possiamo interpretare, cioè il concetto di foglio, se qualora ne avessimo qualcuno, non è reale, ma reale è il foglio che è là fuori, no? In una sorta di metafisica che differenzia, no, cartesianamente il mondo del pensiero rispetto al mondo delle cose estese, quindi della realtà oggettiva. Ecco, non è in questi termini che ragiona Peirce, ragiona in termini differenti, perché reale è ciò su di cui, sul quale si ha una convinzione indubitabile. E quindi, quando esso è sottoposto a un esame scientifico e è oggetto di un accordo intersoggettivo, quando ciò avviene, ecco che un certo concetto diventa indubitabile e dunque reale. Diventa reale nella misura in cui, appunto, è esaminato empiricamente, scientificamente, con un metodo sperimentale e che si basa anche sull'accordo reciproco. La verità, dunque, è questa concordanza che si raggiunge nella ricerca empirica, che è illimitata, in a long run, in un lungo momento, in una lunga corsa, ad un certo punto si perverrà ad una forma di verità. E quindi è un momento che però non è mai dato, è sempre lì a venire in un infinito, a propinquarsi asintotico alla verità. Quindi la verità è questo cammino che non ha fine. E naturalmente questo è un po' il senso di quanto abbiamo detto, cioè di una verità che in qualche modo è interpretata all'interno di un paradigma di ricerca empirica, di un paradigma di esame scientifico intersoggettivo dei concetti che sono reali laddove sono verificati e laddove hanno effetti pratici, ma propone anche un'ulteriore chiarificazione che del pensiero nella formulazione della massima pragmatica, laddove il significato di qualcosa è nel suo produrre effetti, no? Semplificando la definizione che Peirce stabilisce della massima pragmatica, possiamo dire che il significato di qualcosa non è in una sua definizione logica, ma è appunto negli effetti che esso produce. E questo dà realtà all'effetto stesso. La realtà di un concetto è data dalla sua produzione di effetti. Quindi, in un senso scientifico,
ma in un senso scientifico non puramente neopositivista o logicista, in un senso scientifico che vede la componente pragmatica della scienza, cioè che attribuisce il significato a ciò che produce effetti, che effetti sul mondo, e che quindi diventa reale qualcosa, qualche nozione, qualche concezione, nella misura in cui, per l'appunto, produce un qualche effetto. Ecco come possono chiarificarsi i nostri pensieri, come possiamo rendere chiare le nostre idee, proprio comprendendo questo elemento soggiacente al pensiero. Questo secondo Peirce, ma l'invito è un invito più ampio di ciò che possiamo ricavare da Peirce, cioè è un invito proprio a fare della chiarificazione del pensiero una sorta di motivazione o di, come dire, progetto esistenziale. Quindi la progettualità della nostra esistenza può strettamente correlarsi alla dimensione di un'indagine razionale del pensiero stesso e di afferrare il pensiero nel suo processo anche vivente, non uno studio puramente del pensiero come pensiero pensato, come pensiero prodotto, come i prodotti del pensiero, cioè come ciò che è stato prodotto da altri pensatori, come ciò che il pensiero ha portato a termine come conclusione di un processo. Quando noi pensiamo e immaginiamo a ciò che è un pensiero altrui o nostro, pensiamo al risultato di un processo, ma potremmo cercare di porre l'attenzione sul processo stesso con cui il pensiero si dà e quindi cogliere, chiarificarci i pensieri, chiarificando a sua volta l'origine del pensiero, da dove viene il pensiero, come si dà il pensiero, cercare di cogliere l'origine di un pensiero analizzandone il processo che lo fa emergere e quindi cogliere il pensiero in atto come pensiero pensante. Questo è un ulteriore spunto di riflessione che, partendo da Peirce, sto cercando di dare come una via possibile di postura etica nei confronti della vita tanto vissuta quanto pensata, laddove appunto l'esperienza vivente si configura sempre come inevitabilmente intersecata, intrecciata con la vita pensante. La vita vivente e vita pensante sono tutt'uno. Noi non possiamo vivere senza mettere in atto, seppur in forma minimale, elementare, la funzione del pensiero, così come noi non possiamo pensare se non in relazione ad una esperienza di vita. Quindi ecco che la meditazione, l'esperienza, la vita e il pensiero sono due polarità inestricabili, ineliminabili, che fanno parte di un unico processo. E quindi chiarificare il pensiero significa anche rendere chiara la nostra esistenza. Significa comprendere meglio chi siamo, da dove veniamo e cercare appunto, attraverso un'analisi del pensiero, di conoscerci non soltanto nella nostra dimensione pensante, ma anche e soprattutto attraverso il pensiero stesso, nella nostra dimensione vivente, che è parte di questa polarità costitutiva del pensiero. Naturalmente questo non è espresso da Peirce, sono considerazioni che però possiamo fare a partire da quanto abbiamo letto e interpretato a nostro modo. Stiamo qui e concludo facendo un'operazione di pensiero che parte da ciò che abbiamo come tracce, segni, testi scritti di un altro pensatore e che ci ha lasciato quei testi non per farne una libreria, una biblioteca infinita di documenti che possiamo consultare e analizzare storicamente, ma ci sono stati lasciati per invitarci ad assumere noi stessi una posizione pensante nei confronti del mondo in maniera autonoma e indipendente. Quando noi ci approcciamo a un pensatore non abbiamo alcuna finalità se non quella di
alimentare la nostra capacità pensante, individuale. Ed è questo, credo, il compito che tutti noi abbiamo. Accanto a quello di comprendere cosa effettivamente l'autore dicesse o meno, cioè di andare a fare un'analisi storica, critica, filologica di un testo, noi siamo chiamati, quando leggiamo un testo, a interrogarci su quali sono le nostre visioni, a interrogarci sulle idee dell'autore, prendendone distanza, a prendere posizione, quindi siamo invitati alla presa di posizione e anche alla critica personale e al cammino individuale. A partire dall'altro, dai pensieri dell'altro, noi siamo chiamati, nel momento in cui ci inseriamo in questo processo di scoperta filosofica e di comprensione pensante del mondo, siamo chiamati a assumere una nostra posizione e far dialogare i pensieri di diversi autori secondo una nostra prospettiva, che si costruisce in un cammino continuo con i pensieri degli altri, con i pensieri nostri, con la nostra vita, che è il sostrato comune a partire dalla quale emergono entrambi i pensieri prodotti da noi, i pensieri prodotti dagli altri, e la capacità di afferrare il pensiero nel suo atto vivificante e vivente che noi possiamo cogliere. E con questo concludo definitivamente questo video, che è divenuto più lungo di quanto si potesse immaginare all'inizio del cammino.